dei rapporti sociali che sono assolutamente, come dire, rigidi in una società nella quale si poteva solo nascere ricchi o nascere poveri, era assolutamente difficile che ci potesse essere una mobilità sociale, soprattutto prima del tempo in cui la scuola, e speriamo che ancora possa continuare a farlo, a svolgere questo ruolo, potesse consentire di premiare le capacità, i talenti e i meriti. Quindi da un lato c'era questo, ma dall'altro lato c'era questo elemento ambivalente appunto di circoscrivere questa rischiosità di questo contenuto in questo tempo fuori dalla storia. E da questo punto di vista la cultura popolare rappresentava non solo un elemento potenzialmente di protesta, ma anche un elemento narcotizzante, che assorbiva questa protesta e la risolveva soltanto in questo momento, fuori appunto proprio per evitare che questa, come dire, il dolore, la fatica, la situazione di subalternità potesse trovare, come dire, momenti, espressioni di ribellione nel tempo storico. E da questo punto, insomma, all'interno di questo discorso mi sembra assolutamente interessante e utile questo lavoro che ha fatto Gabriele.